Sogniamo. Non mi resta che provare con Nora. Ma non c'è niente su di lei, su quel dischetto. Samelù, Samelù, altro che Samelù. Qui ci vorrebbe un aiuto veramente. Ma tanto, chi vuol che pensi a me? Hai avuto paura? Arriva all'improvviso. È il mio stile. Ho capito, mi arriva alle spalle, a momenti fermi un colpo. Il tipo di decesso non mi interessa. Ma che cosa? Arrivo all'improvviso? Sì. Ho la falce? Sì. Sono vestita di nero? Sì. Mi hai visto in faccia? Sì, e mi è bastato. Dunque, chi sono? Una scema che se continua a falciare sotto il sole con questo caldo vestito di nero rimbambisce e poi comincia a dare i numeri. Tu hai voglia di scherzare, ma con la morte non si scherza. Sono per andare a prendere il corpo. Quale corpo? Il tuo, caro ragazzo. Il mio corpo? Il mio, vorrei dire. A te è stato concesso solo il prestito. Adesso il tempo è scaduto. Scegli il tipo di decesso, facciamo la finita, che ho fatto qualcosa arretrate. No, un momento. Io il mio corpo e ci sono affezionato. Cerca di vedere le cose dal mio punto di vista. Perché? Tu lo hai mai fatto? Sì. Che cosa? Metterti dalla parte dello specchio. Di che specchio vai parlando? La vita è una stanza dove gli altri sono specchi. Tu ti illudi di esserne al centro, ma ognuno rifletterà una tua immagine differente a seconda del proprio punto di vista. Davanti, di dietro, di fianco, ad ognuno apparirai differente, così come gli altri. Prendi quest'isola. Si chiama neve. Sì. Prova a leggerla allo specchio. Cioè, al contrario? Oh, come vedi? Eden! Il paradiso terrestre! Forse. Chissà. Dipende dal punto di vista. Vabbè, ma cosa c'entra sta roba col mio corpo? Era per farti capire il mio punto di vista. Comunque, a questo punto, ti conviene confessare tutte le tue malefatte. Non ho fatto niente. Perché sei su questo titolo? Quali sono veramente i tuoi scopi? Non ho fatto niente! Confessa! Non ho fatto niente! Bimbe, cosa stai combinando? Ma niente, si parlava del più del meno, qui con la signora della morte. Pur avendo punti di vista differenti, Comunque, grazie, ma tieni giù le mani. Gioco di mano, gioco di villano. E quanto a questa ragazza? È lì. Penso che mi impossesserò del suo corpo. Aspetta un momento. Nora! No, detto il suo corpo non lo tocchi. Vabbè, hai già il mio, prendi me. Lasciala stare, che lei non c'entra niente. Ma ti sarai mica innamorato di lei? Patetico essere umano! Allora, lei è stata l'unica che fin dall'inizio non si è mai interessata ai miei soldi. Va bene, è una persona meravigliosa. Benissimo, prenderò te e lei. No, lei no! Dio. Sei troppo lontano dal paradiso e troppo vicino all'inferno! Le preghiere sincere hanno le ali e non ci possono essere distanze troppo grosse per esse. Tu, Lucifero, torna nel tuo regno di tenebre. Nell'Eden non ti è più permesso di fare del male. E tu cosa vorresti dire con quel segno? Che sei fregato, tutto a budini! Io lo sapevo che quello che si chiama Benedetto non mi dovevo fidare. Vigliacco! Quanto a te, Benedetto, per questo tuo gesto d'amore ti sarà concessa un'altra possibilità nella vita. Il tuo accordo con Lucifero è annullato, a patto che tu diventi presidente della Mesie. Ma come, la stessa? No,
La nostra Mefiek vuol dire multinazionale eterna, fede import, export corporation. L'umanità ha tanto bisogno di solidarietà, Benedetto. Vabbè, allora io comincerei volentieri con Nora, mi sembra piuttosto bisognosa d'aiuto in questo momento. Ora che si risveglierà, a lei ci dovrai pensare tu. E che volete dire lassù? Che io e lei... Chissà, forse la vita è un libro aperto su due pagine bianche. Dipende da voi cosa ci scriverete sopra. Chiami Benedetta, è il mio vero nome. Benedetto? Sì. Ma cosa vuol dire questa cosa? Una cosa da scrivere sulle pagine bianche, le pagine gialle. Vedi che ti racconto, cara ragazza. E non chiamarmi cara ragazza. Siamo molto soddisfatti di te, Angelo, e credo che tu ti sia meritato... Le ali? No, non ne hai bisogno, hai già imparato a volare. Parlavo del paradiso. E dove si trova? Eccolo, ci sei. Dentro di sé la propria isola di Nede, basta solo saperla trovare.